I runner che da qualche settimana a questa parte hanno iniziato a popolare sempre più spesso le strade di Piacenza non mentono, manca veramente pochissimo alla data del 7 maggio quando la nostra città ospiterà la 26esima edizione della Placenzi Half Marathon for UNICEF, la mezza maratona di Piacenza, oggi la presentazione ufficiale di uno degli eventi sportivi più amati da piacentini ma non solo, con tantissime iniziative collaterali. Qualche dettaglio in più l'abbiamo chiesto agli organizzatori. Siamo contenti, abbiamo il 20% per adesso in più a livello proprio di iscrizione, manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni, dovremmo rimanere tra i 1300 e i 1500 iscritti. Poi abbiamo la manifestazione più importante, la mini maratona, che anche questa si attesta sui 5.000, 4.000 bambini delle scuole, 1.000 della manifestazione delle associazioni. E poi tanti eventi collaterali, tantissimi progetti, tre progetti di accompagnamento dei disabili, di tre associazioni, una di Piacenza, Andrei Corsari, una di Parma e una di Torino. Poi abbiamo tutti i progetti legati al 25 anni di Progetto Vita, che sono veramente stati impegnativi, ma stanno dando delle grandissime soddisfazioni. Percorso che funziona, non si cambia, confermato anche quest'anno. È talmente bello che non siamo riusciti a cambiarlo. È talmente bello perché i primi 5 km sono un anello che permette ai partecipanti di arrivare ancora al punto della partenza, quindi avere una visuale bellissima di tutto il centro storico di Piacenza. Quanti sono ad occhio e croce i volontari coinvolti? Sono oltre 600. Sono oltre 600 se poi consideriamo anche le persone che per servizio, tipo le forze dell'ordine, devono andare, li superiamo abbondantemente anche i 750. Fa parte della nostra tradizione e rappresenta davvero la conferma che quando il nostro territorio si vuole attivare per qualcosa di importante è in grado di farlo. Sicuramente questa manifestazione può crescere ancora. Soprattutto dal punto di vista, direi, del sostegno del tessuto economico territoriale, credo che si possa ancora fare di più per chi da decenni oramai onora la nostra città.